Era più genuino, nel senso che secondo me era meno. Se mi ricordo che la gente faceva la cosa, cioè faceva musica perché gli piaceva fare musica, cioè fare la propria roba senza ragionare sulle aspettative del pubblico, delle, diciamo, delle discografiche. Era molto più istintivo, più libero. Questo non vuol dire che oggi la musica non sia buona, però diciamo che era anche un qualcosa di più sperimentale, non so, uno azzardava anche di più senza avere troppi vincoli, diciamo così, dal fare i numeri sui social o nelle vendite. C'era il disco ufficiale, poi c'erano i dischi tipo Benvenuti nella giungla, che comunque veniva fatto parallelamente tra un disco e l'altro, capito? Dove scaricavamo tutto quello che dovevamo scaricare. Diciamo che era il momento in cui la Dogo Gang si stava espandendo, ovviamente per motivi di, diciamo, di fratellanza, nel senso che noi vivevamo tutti insieme, quindi entrò a far parte Fabrizio Conte, Caneda, ed era un momento un po' particolare rispetto ad oggi, perché comunque in quel periodo eravamo veramente sempre insieme, veramente. Poi ovviamente i percorsi artistici di uno dell'altro non coincidevano. Marra aveva fatto comunque il botto con Bella Bunciaccia, quindi aveva i suoi impegni, la sua tournée. Loro avevano la loro. Nei due anni di pausa tra un disco e l'altro, il Club Dabo faceva sempre comunque il suo e quindi continuava a suonare. E poi Don Joe si preoccupava, cioè si realizzava il disco magari di Montenero, io preparavo il mio disco, quindi ovviamente gli impegni poi, è come quando sei piccolino c'è la compagnia, sei tutta la mattina, una volta che finisce la scuola vi trovate solo giù in cortile, nel parchetto, state là, poi quando cresce, quando si fa la fidanzata, piuttosto che l'altro va all'università, di qua di là, la tua università è diversa dalla mia, quindi non è che perdi l'amicizia, però perdi la possibilità di stare lo stesso periodo, l'asso di tempo insieme che facevi prima, però non vuol dire che poi dopo hai perso questo, no? Quando ci troviamo è come se fosse passato mezzo secondo dall'ultima volta, cioè non è cambiato niente, specialmente io non cambio mai, quindi figurati. Beh, ci vuole sempre, diciamo così, un leader, se me lo fai passare, un supervisore di quando fai un progetto, perché sennò tutti fanno quello che vogliono e alla fin fine non viene niente. E quello era il ruolo automatico, cioè nessuno è incaricato quasi a fare una roba del genere, cioè gli veniva automatico e per me comunque era un punto di riferimento quando andavo, cioè, in studio, capito? Anche lì arrivavo col booster, arrivavo fuori, avevo da fare, arrivo lì con la voce magari spaccata, tutto a posto. Mi ricordo una roba, però non era su Benvenuti nella giungla, un altro mixtape di Suashici, mi sembra, o non mi ricordo, dove io arrivai e volevo fare tipo delle rime in francese, cioè con tutte le chiusure in francese, che ovviamente non mi venivano. In più sbiascicavo tutto quanto e quindi, cioè, quasi uno mi disse, no, guarda, lascia stare, io evitai fino a che poi mi incazzai, perché non sono capace a fare sta roba qua, e scrissi invece il pezzo che nessuno si muove, mi sembra, però non era, era sull'altro disco. Benvenuti alla giungla, invece scrissi il pezzo con calma. Quindi arrivai in studio, scrissi a registrare la mia roba, però ovviamente essendo uno un po' sempre fuori facevo i cazzi miei dalla mattina alla sera. Poi quando registravo chiedevo sempre come va bene, la devo rifare. Cioè invece così uno anche se dice oh figo, adesso non gli piace a lui, cioè lui la rifà, anche se per te è il top. Per fare tipo Benvenuti nella giungla
cioè, vabbè, eravamo in una situazione comunque concentratissimi, tutti tranne noi. Cioè, più concentrato era Fabrizio Conte, che comunque faceva questo piano sequenza, che io non sapevo neanche cosa fosse il piano sequenza, cos'è il piano sequenza. E già pensavo a cosa rimane, capito? E poi riuscimmo a farlo, cioè capì, riuscimmo a farlo al terzo giro. Terzo giro, terza volta che faceva le riprese, riuscimmo a farlo, perché poi era un casino, perché poi eravamo in trecca, mi sembra, non mi ricordo dove eravamo, con tutti i ragazzi delle popolari di là, c'era l'accampamento che conoscevamo, che passavano lì e vedevano anche nel video. Organizzare persone che non sono comunque addetti ai lavori, ma sono persone normali, a fare una roba che deve essere appunto un'unica ripresa, e c'è sempre quello che sbaglia, capito? Quindi, cioè, diciamo, qua non ci muoviamo più, facciamo la pezzettini, no? E fa, invece no, è la terza volta che siamo riusciti a farlo. Il momento di scatto della copertina, ecco, un altro momento bellissimo quello lì. Quella che aveva fatto Luna Park, no, mi sembra. Niente, dice, dobbiamo fare delle foto. A un certo punto Fabrizio disse, avevo pensato di farla qua. Ho detto, qua dov'è Luna Park? Mi teniamo sulle giostre, no? Quindi, cioè, tu immagina come nascevano quelle cose lì. Praticamente uno diceva lì, putte, c'ero io che dicevo minchiate, piuttosto che l'altro che veniva dietro, seguiva una minchiata, dicevo un'altra, no? Mentre facevamo così arrivavamo dove dovevamo fare le cose, no? E poi dicevano, allora mettiamoci così, dai, senti, io scatto sta foto, mi sono per cazzo, cioè devo andare via, no? E niente, venivano così. Però in realtà li facevamo 200.000 mentre non ce l'accorgevamo, fino a che non arrivava quella giusta. E ci lega il fatto che quello che ci aveva legato era una cosa pura e non costruita, quindi automaticamente una famiglia diversa, una famiglia che si è trovata ed è diventata famiglia, quindi, cioè, anche se passa un mese senza beccare uno o l'altro, quando ti becchi, cioè, è come se non fosse passato mai il tempo.